the drummer get wicked. Salve a tutti ragazzi, benvenuti su CyberTube, sono come al solito CyberGen e benvenuti su questo nuovo indie horror ragazzi, questo nuovo gioco che si chiama Notes of Obsession, consigliato dal mio caro amico Kulluiz. L'altra volta lo stavamo registrando verso le 3:30 di notte ragazzi, però non abbiamo potuto montare il video perché il mio computer ha avuto dei problemi con dei driver e quindi li ho dovuti aggiornare e non ho potuto più giocare col PC appunto, non ho potuto fare più nulla e quindi... Diciamo che lo rifaccio adesso il gioco che ha tutti i driver nuovi, il mio PC, quindi volevo portare questo gioco anche se purtroppo non c'è Luiz, ma vi consiglio appunto di passare dal suo canale che ve lo lascio in descrizione perché appunto questo gioco me l'ha consigliato con Luiz. Allora, io già qua ho sistemato le opzioni per il gioco e quindi iniziamo subito a giocare. Allora ragazzi, vi spiego in poche parole la trama di questo gioco. È praticamente un gioco dove appunto si parla di questo... padre o madre, non so che cosa sia, che ha appunto un bambino posseduto. Non mi chiedete il perché, ma ha un bambino posseduto, non lo voglio sapere il perché. Ah, no, bene, bene. No, ragazzi, come vedete qua già si inizia molto bene. Questo forse è il bambino posseduto, non ne ho idea, ma non lo voglio scoprire, non lo voglio sapere. E non mi interessa soprattutto. Si può correre in questo fottuto gioco? No, vero? No. Perché nei giochi horror non si può mai correre. No, mai, mai. Mai e poi mai si può correre. Ti pareva, ti pareva, ti pareva. Comunque, saliamo qua le scale. Ci ho dato già un'occhiatina con Kulluiz quando l'avevamo scaricato il gioco, quindi so più o meno di che cosa si tratta. Vediamo. No, ste canzoni no, dai, vi prego, raga. Lì mortacci tua! Mano scheletrica, molto normale questo qui, mi dicono, raga. Allora, cosa è? Ah, una ballerina. È un music box. Allora... Ah, premi il tasto destro per prendere il music box e aprirlo. Raga, scusate, ma qua a volte non capisco il perché durante mentre registro si Camtasia mi sbugga appunto la visuale. E non mi fa vedere nulla. Allora, praticamente che cosa facciamo adesso, raga? Praticamente adesso possiamo cercare degli indizi. Premi per interagire con i simboli. Ecco, appunto. Bello! Allora, quello dovrebbe essere il bambino posseduto, se non sbaglio, raga. Che l'abbiamo risvegliata appunto attivando questi simboli. E non voglio sapere il perché, ma si risveglia. Bello! Allora, carichiamo. Qua ce n'è uno, me lo ricordavo perché appunto ci ho giocato con Luiz, ve l'ho detto, raga. Cosa? Ah, e qua c'è l'altro. Ok, possiamo entrare. È chiusa? Qua chiudiamo. Ma che cazzo? Raga, c'è qualcuno che bussa alla porta e sta cercando di entrare. È scoppiata la luce. Perfetto, è scoppiata la luce, ragazzi. Possiamo andare via adesso, giusto? Dico bene? O no? Chi va là? Chi va là? Io sono qua. Simbolo.
È strano. E non riesco a prendere sto fottuto simbolo, raga. Ma che cazzarola! Non riesco a prenderlo. No! L'ha levato! Ma che scemo! Dopo 3 ore ci siamo riusciti. Incredibile, ma vero. Facciamo un'altra. Mi ha fatto molto in fretta. Allora, entriamo. Oh, così? A caso. Oddio, corri, 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 corri. Che cazzo è successo? Via, via, via. Siamo usciti. Wow. E ora? Raga, non sto toccando niente io. What? Indovina chi è? C'era scritto indovina chi. Molto probabilmente vuole giocare. Ragazzi, vuole giocare, quindi a indovina chi. L'avete presente, no? Indovina chi. Quindi, boh, giochiamo con i mostri in casa. Questo gioco mette i brividi. Mi piace. Allora, ora se non sbaglio dobbiamo trovare 7 simboli, quindi molti molti simboli, per prendere appunto, se non sbaglio, quel coltello e ammazzare quel bastardo. Però io vorrei capire una cosa, non si può correre in questo gioco? 2. Ragazzi, scusatemi di nuovo, ma Camtasia mi sta dando davvero molti problemi. Non capisco il perché. Raga, secondo voi dove potrebbe nascondersi quel bastardo? Cioè, io forse non lo do a vedere, ma mi sto cagando in mano. Letteralmente. Oddio! Dio, Dio, lo sapevo che doveva apparire qualche cosa. Mannaggia lui, mannaggia. Mannaggia, e meno male che non sono azio, sono a quest'ora partivano, non so che cosa, raga. Ma vabbè. Guardalo, però il bastardo, minchia, stavo prendendo il penultimo era. Era il penultimo simbolo. Bastardo. Bastardo. Minchia. Sì, raga, scusatemi, ma quando mi incazzo mi partono sti. Se non sbaglio. Ora, appena tipo. Provo a prendere qua che c'è un segno, se non mi ricordo male. Se non mi ricordo male, appunto, c'è un segno. Ora appena lo prendo, la sputa il bastardo! Senti, vaffanculo, io voglio andare via, eh! Fatti i cazzi tuoi, io vado via. E porca puttana, ma vuoi correre? Vuoi correre? Ce le hai le gambe? Corri! Corri, corri. Che minchia è quel coso poi? Minchia, mannaggia lui, che mi scon. Mi consiglia sti giochi del cazzo. Appena mi riappare quel coso, quel bustel scaduto, e mi incazzo. Mi incazzo. Madonna mia, madonna. Non ci sei, eh? Non ci sei. E io me ne vado a prendere il coltello e il pugnale, brutto bastardo, sì. Raga, che mi ha chiesto il rumore. Non so dove sei, ma ho vinto, fanculo. Ho vinto, ho vinto.
Fanculo, pezzo di merda. Ho vinto. Fanculo, fanculo, fanculizzati. Madonna mia. Madonna. Assassin's Creed. Madonna mia. Assassin's Creed proprio. Che cazzo è successo? È morto! È morto il bastardo! È morto! È mo raga, troppo forti siamo, raga. Bene, bene, bene. Mi è piaciuto sto gioco, però penso sia finito, vero? Finito? Sì, finito. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare pollice in su, commentare e condividere. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!